si è fermato il GAL Alta Umbria in questi tempi complicati, ma anzi ha cercato di capire le esigenze dei territori al fine di lanciarli post-Covid, individuandone le iniziative di sviluppo più efficaci. Il nuovo presidente, Mirko Rinaldi, insieme al Consiglio di Amministrazione, ha continuato a portare avanti l'attività pregressa, ma anche a delineare nuovi progetti e iniziative. Stiamo chiudendo i progetti rivolti alle imprese del commercio e dell'artigianato e stiamo portando avanti il bando finalizzato alla promozione dei prodotti agroalimentari locali, che ha coinvolto 11 comuni del territorio e oltre 100 imprese agricole. Qui stiamo finendo l'istruttoria. E nel frattempo abbiamo approvato un nuovo bando, sempre rivolto ai comuni, un bando per lo Smart Village, che prevede un finanziamento dell'80% per progetti rivolti a potenziare i servizi locali, sia ai residenti che ai turisti. Oltre ai progetti rivolti alle imprese del commercio e dell'artigianato e al bando Smart Villages, il GAL si sta muovendo per il rilancio post-Covid dell'immagine turistica del territorio. Poi stiamo lavorando per fare un piano per la promozione del territorio dell'Alta Umbria dopo il Covid. Quindi c'è in essere un bando per intanto la gestione social dei nostri canali social, e soprattutto stiamo aspettando di rendere operativo appunto una nuova promozione che riguarda appunto l'intero territorio, le manifestazioni che si svolgono all'interno dell'Alta Umbria, proprio per ripartire alla grande, che c'è bisogno. Il GAL è inoltre promotore della creazione del distretto rurale dell'Alta Umbria. Dopo aver ricevuto il mandato da parte di tutti i sindaci del territorio, il Consiglio inizierà il confronto con le associazioni produttive dell'Alta Umbria per elaborare il percorso di costituzione e la strategia del distretto. Portiamo avanti poi anche il discorso della costruzione di un distretto rurale, quindi il GAL si fa come capofila del comitato promotore. Stiamo incontrando adesso le associazioni di categoria, il presidente dell'associazione di categoria, e poi a breve daremo gambe anche a questo. Questa, tra l'altro, la costituzione del distretto rurale è stata presa a colta da rappresentanti anche delle associazioni all'interno del consiglio di amministrazione, che sono il presidente della CIA Matteo Bartolini, Marina Gaspardi per la CNA, Giancarlo Acciaio per la Confcommercio. Poi stiamo portando avanti anche un altro progetto iniziato l'anno scorso, che è Egustum, cioè che mette insieme appunto una rete di ristoratori per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari del territorio. Qui vengono coinvolte tutti i GAL dell'Umbria, meno quello del Ternano, per fare una promozione unitaria delle nostre tipicità, e quindi legare i prodotti del territorio, la cultura del territorio, alla ristorazione. Come con il vicepresidente Monia Ferracchiato abbiamo incontrato anche tutti i sindaci del territorio dell'Alta Umbria, abbiamo condiviso con loro le nostre proposte di strategia anche per una nuova programmazione che ci vedrà a breve. La regione ci dovrebbe trasferire delle risorse, quindi il coinvolgimento loro è importante perché insieme si riesce a costruire una nuova promozione anche dopo il Covid, che ha visto anche molte imprese in difficoltà in questo momento. Quindi cercheremo, anche coordinandoci con la regione, a breve, di una volta che riaprono appunto tutto, che si possono fare manifestazioni, promuovere il nostro territorio all'interno dell'Umbria. Da metà maggio partirà anche con una grossa campagna di promozione dell'intera regione, e hanno messo a disposizione dei fondi anche per le attività, quindi speriamo che riusciamo a passare questo brutto periodo, e speriamo che si riesce comunque ad arrivare all'immunità di gregge, che è la cosa fondamentale per poter ripartire in tranquillità.